tutto può accadere. Tutto concentrato adesso per il via della partenza, si accendono i semafori, ricordiamo che si corre di notte a Singapore, la partenza del Gran Premio di Singapore con Vettel che scatta bene davanti a Rosberg che lo affianca, Rosberg affianca subito Vettel, i due rischiano di entrare in contatto e passa in testa Rosberg che però si allarga alla chicane e poi prova nuovamente ad affiancare Sebastian Vettel, duello prolungato tra i due ma Vettel non molla ed è primo, ma attenzione perché una Ferrari è scattata benissimo ed è in terza posizione e infatti è lui Alonso terzo, clamorosa partenza di Fernando Alonso da settimo a terzo, neanche lui si aspettava una partenza simile, Alonso è riuscito a passare Lewis Hamilton che si trovava davanti a sé ma anche Grosjean e adesso è alle spalle di Rosberg e Vettel, ha passato Massa, Hamilton, Webber e Grosjean, quattro sorpassi per Alonso al via, una partenza ancora una volta straordinaria per il pilota spagnolo che così cancella la brutta qualifica di ieri dovuta non tanto a lui anche se finito per 4 centesimi dietro al compagno di squadra ma soprattutto a causa della come dicevamo prima poca competitività della Ferrari. Vettel al comando del Gran Premio con 5 secondi e mezzo di vantaggio su Rosberg e 7 secondi su Fernando Alonso, davvero mostruoso il ritmo di Sebastian Vettel, il cannibale ormai potremmo chiamarlo utilizzando un termine sportivo che era in voga nel ciclismo con Eddy Merckx. Vettel 3 titoli mondiali consecutivi, leader del mondiale 2013 con 53 punti di vantaggio su Alonso, non ha evitato di correre rischi neanche alla partenza quando Rosberg lo aveva infilato all'interno, lo ha affiancato per 2-3 curve ma Vettel non ha mollato, poteva tranquillamente accontentarsi del secondo posto al via e poi magari cercare di passare più tardi Rosberg, invece niente, il cannibale non ha voluto mollare la preda ed è andato avanti e ha praticamente costretto Rosberg all'errore, quindi Vettel adesso è in fuga e in appena 3 giri ha guadagnato 5 secondi.6 nei confronti di Rosberg, praticamente sta girando con 1 secondo e 7, 1 secondo 8 è più veloce di Rosberg. La partenza di Alonso la stiamo rivedendo adesso, davvero straordinaria, probabilmente studiata a tavolino come quella del Gran Premio di Spagna dove Alonso riuscì all'esterno a passare sul lungo rettilineo, sul rettilineo veloce ben 4 monoposto, qui più o meno ha fatto lo stesso e questa è anche l'importanza a volte di avere un colpo di sfortuna al sabato, perché se Alonso per soli 4 centesimi avesse anticipato Felipe Massa sarebbe partito dal lato sporco e probabilmente non sarebbe riuscito a fare una partenza così straordinaria come quella di oggi. Dunque Vettel si è fermato, così come in precedenza si erano fermati Rosberg e Alonso. Alonso però è stato sfortunato perché il suo pit stop è durato 1 secondo in più rispetto agli altri, c'è stato qualche problemino durante il cambio gomme anche nel giro di rientro di Fernando Alonso, perché lì è importante anche frenare al momento giusto per prendere il limitatore e poi anche effettuare la sosta nei tempi giusti. Insomma, tra questa operazione di ingresso nei box e uscita dai box, Alonso ha perso 1 secondo, 1 secondo e mezzo in più rispetto a Vettel e Rosberg e questo lo ha costretto a rientrare in pista proprio dietro alla Force India di resta che deve ancora effettuare la sua prima sosta. Praticamente Alonso è rientrato, come si dice in gergo, nel traffico, anziché davanti e di resta è rientrato dietro, adesso purtroppo è costretto a tenere il suo ritmo perché su questa pista è quasi impossibile superare, dovrà aspettare che di resta vada nei box per effettuare la sua sosta. Subito una novità, un colpo di scena che qui a Singapore avviene praticamente sempre e viene confermato anche quest'anno. In pista la safety car, Ricciardo, futuro pilota della Red Bull, è andato a sbattere con la sua Toro Rosso in un punto lentissimo prima di un ponticello, ma ha costretto la safety car ad entrare in pista e quindi si sono azzerati tutti i vantaggi che Vettel aveva accumulato ed ora dietro di lui in fila indiana ci sono Rosberg, Webber, Hamilton e Alonso. Alonso era terzo ma ha preferito fare il pit stop anticipato e quindi un colpo di strategia a sorpresa per Fernando Alonso, che dunque ha già effettuato la sua ultima sosta anche se dovrà fare più di 30 giri con questo treno di gomme, ma siccome gli altri si dovranno fermare sicuramente, quelli che si trovano davanti a lui, se la strategia funziona Alonso potrebbe addirittura vincere il Gran Premio di Singapore. La linea allo studio. Giro numero 40 dei 61 in programma, dunque mancano 21 giri alla conclusione e Alonso ha già un distacco di 22 secondi da Vettel. Ricordiamo che la safety car è tornata in pista, è tornata nei box da 10 giri e in 10 giri Vettel
ha già preso, infatti gli dicono via radio, good job, gran bel lavoro, ha già preso 20 secondi di vantaggio sulla Ferrari di Alonso, ma anche 18 secondi sulla Mercedes di Rosberg, a dimostrazione che la Red Bull su questa pista è davvero di un altro pianeta. Dunque Vettel in testa, 19 secondi di vantaggio su Rosberg e Weber, 21 secondi su Hamilton, 22 su Alonso, che però, lo ricordiamo, è stato l'unico di questi primi 5 che vi ho appena citato ad avere già effettuato la sua sosta. Roma-Lazio. No. Sì, un aggiornamento importante, perché a 13 giri dalla conclusione Vettel ha effettuato la sua ultima sosta ed è rientrato proprio davanti ad Alonso, seppur di soli 3 secondi. La strategia Ferrari non era assolutamente sbagliata, purtroppo però il pit stop precedente alla prima sosta di Alonso era durato un secondo in più per qualche piccolo problemino. Alonso si era ritrovato dietro a Di Resta per parecchi giri e lì ha perso quei famosi 3-4 secondi che gli hanno impedito di rientrare in pista davanti a Sebastian Vettel, che adesso è di nuovo primo e tra l'altro in fuga, ha già guadagnato 7 secondi su un Fernando Alonso che comunque si conferma straordinario uomo da rimonte, perché era partito settimo ed ora è secondo. Dietro di lui a 6 secondi c'è Jenson Button, dovrà amministrare il vantaggio sulla McLaren del pilota inglese in questi ultimi 13 giri per salire ancora una volta sul secondo gradino del podio. Tra linea Formula 1, il gran finale del Gran Premio di Singapore, sentiamo Giulio Delfino. Sì Corsini, siamo proprio all'ultimo giro, Sebastian Vettel sta per tagliare il traguardo e si sta per aggiudicare il settimo Gran Premio di questa stagione, sarebbe peraltro la terza vittoria consecutiva per Vettel e il terzo secondo posto consecutivo per Fernando Alonso, che insomma più di questo davvero non può fare, anche oggi da settimo a secondo, quindi Alonso ha raccolto davvero il massimo che poteva raccogliere per anche per questo Gran Premio, più di questo davvero non si può fare. Il problema della Ferrari è al sabato, non è alla domenica. Vettel dunque taglia il traguardo e si aggiudica il Gran Premio di Singapore davanti a Fernando Alonso, al terzo posto chiuderà Kimi Raikkonen, mancano ancora poche curve per la conferma di questo ordine d'arrivo, a meno di clamorosi colpi di scena che, attenzione, ci sono su una Red Bull che è probabilmente quella di Mark Webber, che sta accusando dei problemi proprio all'arrivo, va a tagliare il traguardo Sebastian Vettel. Per un attimo ci eravamo illusi che la Red Bull, che stava prendendo leggermente fuoco dalla parte posteriore del motore, fosse quella di Sebastian Vettel, e invece era quella di Mark Webber, che dunque ha avuto problemi proprio nel finale. Primo Vettel, si attende adesso sul traguardo Fernando Alonso, anche nei box della Red Bull un sospiro di sollievo tra Chris Horner e Adrian Newey, hanno davvero gonfiato i polmoni e poi tirato fuori l'aria, perché quell'immagine di una Red Bull che stava prendendo fuoco per un attimo aveva fatto pensare al peggio proprio per Sebastian Vettel, che invece taglia il traguardo e vince così il suo Gran Premio numero 33 in carriera, settima vittoria stagionale per lui. Ecco il secondo posto di Fernando Alonso e il terzo di Kimi Raikkonen, il futuro pilota Ferrari. Secondo dunque Alonso, terzo Raikkonen, primo Vettel, questo il podio del Gran Premio di Singapore. A 6 gare dalla conclusione il vantaggio di Vettel su Alonso è tondo tondo, 60 punti da recuperare in 6 Gran Premi, missione quasi impossibile ormai per la Ferrari e per Fernando Alonso, comunque anche oggi sul podio per la 9ª volta in questa stagione. Te Corsini.